stampa. Oggi siamo qui per presentare il volume Rischio sismico in Italia, analisi e prospettive per una prevenzione efficace in un paese fragile, supplemento al numero 1 2018 di Geologia dell'Ambiente, periodico trimestrale della SIGEA. Per l'occasione intervengono il sottoscritto Ruggero Quarto, membro della Commissione Ambiente al Senato, Sergio Costa, in attesa, ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Dilma Moronese, presidente della Commissione Ambiente al Senato, Mauro Coltorti, presidente della Commissione Lavori Pubblici del Senato, Antonello Fiore, presidente della SIGEA, curatore del volume, Gianluca Valensise, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Massimiliano Barchi, Università di Perugia, Gilberto Pambianchi, Università di Camerino, Franco Ortolani, membro della Commissione Ambiente al Senato, Vincent Ottaviani, direttivo della SIGEA. Questo volume merita una vetrina importante perché affronta in chiave interdisciplinare e multisettoriale uno dei rischi più severi per la popolazione, per l'edificato e per i settori produttivi, mettendo in primo piano la consapevolezza della forza degli studi e delle ricerche per la prevenzione del rischio sismico contro ogni forma di rassegnazione e fatalismo. La presentazione in questa sede sancisce l'incontro tra scienza e politica. Comunità scientifica e legislatore vogliono interagire per promuovere efficaci programmi di prevenzione dal rischio sismico. Non entrerò nel merito del volume, ma sottolineo che esso, oltre che fare il punto sullo stato dell'arte e rimarcare la necessità di un'accurata conoscenza del rischio sismico, è un grido di allarme a favore di politiche di mitigazione del rischio. Sì, il rischio sismico deve essere mitigato. In Italia, da nord a sud, l'elevata pericolosità sismica, associata alla notevole vulnerabilità del costruito e alla grande esposizione della popolazione, determina un rischio sismico esasperato. Però è insopportabile e anacronistico fare la conta di morti, feriti, danni economici, sociali, culturali, dopo ogni terremoto di grande intensità che statisticamente affligge l'Italia ogni 4-5 anni, costringendo intere popolazioni al dolore, all'emergenza e a faticose e costose ricostruzioni. Purtroppo, salutiamo il ministro Costa. Purtroppo, al di fuori della gestione dell'emergenza, ci troviamo a constatare una storica carenza, che è quella di non essere stati in grado di prevenire per tempo gli effetti del terremoto, di tradurre in politiche, in norme e regolamenti, in piani e programmi, in buone pratiche, le necessarie azioni che avrebbero potuto evitare le morti e la distruzione di interi borghi. Non dobbiamo più farci cogliere impreparati dai terremoti, spesso ricorrenti in aree abbastanza note. È necessario indagare dettagliatamente sito per sito ed opera per opera gli effetti delle onde sismiche su suoli e strutture, ma spesso mancano gli strumenti di base. Duole dirlo, ma il progetto cartografia geologica è fermo al 2004 nei finanziamenti. Dobbiamo completarlo assieme ad una microzonazione sismica di terzo livello per le aree più pericolose. Con un quadro chiaro e scientificamente basato del rischio si può intervenire per prevenire, costruendo e adeguando in tutta sicurezza con l'aiuto pubblico, magari da erogare in maniera più sapiente e con le giuste priorità. Sarebbe altresì auspicabile che il rischio sismico sia affrontato insieme al rischio idrogeologico per una più efficiente gestione dei grandi rischi italiani. Ora la parola alla scienza, non prima dei saluti istituzionali. La Presidente Dilma Moronese. Grazie, si sente, sì. Buongiorno a tutti. Innanzitutto
Inizio chiedendo scusa se sarò costretta a lasciare questo tavolo prima della fine dei lavori, perché in qualità di Presidente della Commissione Ambiente devo presiedere alla commissione plenaria prevista per le 14. Ma ci tenevo a esserci, voglio ringraziare il collega senatore Quarto per aver organizzato questo momento di confronto, e anche la presenza del ministro Costa testimonia l'importanza del tema che stiamo trattando, perché credo che sia fondamentale parlare di questi temi, perché solo attraverso la conoscenza si possono avere gli strumenti adeguati per prevenire i rischi che purtroppo nel nostro Paese sono all'ordine del giorno. E parliamo sia dei rischi per quanto riguarda il rischio idrogeologico che vulcanico e ovviamente sismico. Secondo un recente rapporto prodotto dall'Ufficio Valutazione Impatto del Senato, in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, nel 2016 ci sono stati oltre 53.000 eventi sismici. Rispetto agli anni precedenti, un numero di terremoti localizzati sensibilmente aumentato, parliamo del doppio in confronto al 2014 e addirittura triplicato in confronto a quello del 2015. Negli ultimi anni, troppo spesso, siamo stati costretti, a causa degli eventi sismici che si sono verificati, a intervenire per ricostruire. Però la domanda che tutti si pongono, che noi tutti ci poniamo, è perché non siamo intervenuti con delle politiche che riguardano la prevenzione? Anche perché i provvedimenti legislativi dettati dall'urgenza e anche per la loro stessa frammentarietà non possono risolvere in maniera sistematica quello che è il problema sismico. La peculiarità geologica del nostro Paese ci impone interventi finalizzati alla conoscenza geologica del territorio e quindi alla riduzione del rischio. Per questo motivo, proprio in considerazione di questo, ho deciso di depositare qui al Senato un disegno di legge, l'atto Senato 499, recante misure urgenti per il completamento della cartografia geologica d'Italia e della microzonazione sismica su tutto il territorio nazionale. Perché sono convinta che la realizzazione della carta geologica ufficiale d'Italia, il cosiddetto progetto CARG, può senz'altro fornire gli strumenti conoscitivi di base per la conoscenza fisica del territorio, prevedendo rilevamenti geologici di dettaglio alla scala 1-10.000, l'informatizzazione dei dati alla scala 1-25.000 e la loro organizzazione in una banca dati nazionale e l'allestimento e stampa dei fogli alla scala 1-50.000. La carta geologica ufficiale d'Italia è un'opera infrastrutturale di importanza strategica per il nostro Paese, in quanto è lo strumento di base per la conoscenza fisica del territorio e insieme agli studi di microzonazione rappresenta un presupposto fondamentale per qualsiasi intervento finalizzato alla difesa del suolo, alla pianificazione territoriale, alla progettazione delle opere e delle infrastrutture, ma anche per tutto quello che riguarda l'affrontare le emergenze e anche la ricostruzione post-sisma. E il mancato completamento del progetto CARG, della cartografia geologica, la cui opera è stata avviata già dagli anni 80, ha evidentemente aggravato una situazione già critica nel nostro Paese. Oggi noi siamo in presenza di esperti e di tecnici che meglio di me sicuramente sapranno dire cosa e come agire, cosa fare per prevenire il rischio. Quello che mi posso prendere in qualità di Presidente della Commissione Ambiente è di fare quello che rientra nelle mie competenze per fornire gli strumenti giusti per poterlo fare. E sono convinta che l'incontro di oggi, a cui spero possano seguire tanti altri, perché dobbiamo mettere al centro del dibattito politico questo tema così importante, e possiamo riuscire insieme a trovare la soluzione giusta per prevenire i rischi naturali, per lo sviluppo sostenibile del territorio e per valorizzare quelle che sono le nostre risorse naturali. Grazie a tutti. La parola ora al ministro Costa. Buonasera, grazie. Mi si sente? Sì, adesso mi si sente. Grazie della vostra pazienza, mi avete aspettato perché io, insomma, sono arrivato tardi, scusate, ma il traffico di Roma, io vengo dalla Cristoforo Colombo. Credo che sia l'unico ministero che sta... Così lontano. Meglio così. Non la sento.
È stato fatto apposta, sì. Perché l'ambiente deve rimanere distante, noi lo vogliamo mettere al centro dell'azione di governo. Noi stiamo accorciando le distanze. Ma la prossima volta vengo con la bicicletta elettrica, infatti, quindi esatto. Vado più veloce. Veramente grazie. Siamo in un settore che mi è caro, ahimè, anche da napoletano, voi potete immaginare che è successo nel novembre di molti, molti anni fa, di troppi anni fa. Parlo del terremoto ovviamente dell'Irpinia, però ovviamente riguarda in modo più sfumato il Ministero dell'Ambiente, però c'è qualche cosa che ci tengo a dire. Intanto, voi sapete meglio di me, io sto parlando a una platea di persone, di tecnici di prima qualità, di primo livello, sapete benissimo che l'Italia è uno dei paesi più fragili da questo punto di vista e più esposti. È pur vero che l'elemento di fragilità, almeno a mio parere, è non tanto nel fatto che siamo sismicamente aggredibili, mettiamola così, per cui credo di ricordare, aiutatemi voi che siete tecnici, il 70% del rischio da sisma sia nella dorsale appenninica e nel sud Italia, per intenderci. Ma abbiamo l'esempio, al contrario, del Giappone, che ha problemi di sismicità, credo addirittura superiori, adesso non saprei, ma sicuramente non inferiori ai nostri, dove i drammi, diciamo, dell'evento sismico non si scatenano come nel paese Italia. Quindi l'elemento è come si reagisce ad una fragilità che non so se si può dire tecnicamente geologica, magari dico una fesseria, abbiate bontà. Però intendo dire che forse l'elemento di riflessione è anche, per dirla con chiarezza, come si costruisce, per esempio, come si utilizza il territorio. Poi c'è tutta l'altra questione che riguarda, e come ha detto bene la senatrice Moronese, che ringrazio, che riguarda invece la formazione / informazione di ciò che ha a che fare con la conoscenza delle questioni sismiche, che siamo uno dei paesi più esposti, poco conosciamo. Metterla al centro dell'azione di governo è un elemento importante, io ti ringrazio perché hai detto queste parole adesso, perché mettere al centro dell'azione del governo significa aprire una finestra su un mondo che per troppi anni abbiamo voluto disconoscere o sconoscere. Come si fa? Penso per esempio di fronte al presidente Laporta, che saluto, dell'ISPRA, per esempio l'ISPRA ha la sua sezione, non so se si dice così, o la direzione, il dipartimento, sul servizio geologico nazionale. Noi penso che là possiamo fare un bel lavoro, finire la conoscenza cartografica della zonazione del rischio sismico, che mi sembra una cosa importante da fare. Credo di aver capito, Presidente, che siamo più o meno al 50% della, quindi possiamo colmare questo gap, credo, no? Lo dico perché mi metto in filiera con quanto ha detto la senatrice, perché è chiaro che le risorse non cascono dal pero, come si suol dire, però è un elemento essenziale. Ecco la centralità dell'azione di governo, di mettere al centro dell'azione di governo questo elemento. Quindi questo è un passaggio che io considero vitale per il cittadino, e l'ISPRA lo sa portare avanti bene, non c'è niente da dire, così come l'utilizzo del geoportale, che è del MATM, e quindi la conoscenza, la trasparenza dei carteggi da questo punto di vista è in filiera con quanto fa l'ISPRA. Ma non dimentichiamo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che è un'eccellenza assoluta che noi abbiamo a livello planetario. Non vorrei far suonare i violini, però mi sembra di poterlo dire con molta franchezza e schiettezza. Peraltro anche sono estremamente generosi, perché nel mio piccolo, nella vita precedente, ne ho largamente abusato in Terra dei Fuochi, e devo dire la verità, non ho mai avuto risposte negative. Quindi li ringrazio adesso pubblicamente qui al Senato per dire che hanno dato una mano importante anche in settori che non sono necessariamente sismici. Ora, il mio intervento quindi che sapore ha? Se come ISPRA, alla luce di quanto diceva la senatrice, si pone al centro la questione del finire lo studio e le informazioni e il carteggio sulla microzonazione, sulla zonazione geologica e quindi anche sismica,
significa che noi vogliamo definire il quadro informativo, vogliamo definire il quadro formativo, vogliamo definire un altro quadro. Voi sapete che in questi giorni è anche emerso pubblicamente, io ho più volte dichiarato e lo confermo in questa sede, che ho intenzione di proporre all'Assemblea parlamentare nella finanziaria di quest'anno la possibilità, l'autorizzazione per avere un concorso nel MATM, nel Ministero dell'Ambiente, dove chiederò di avere oltre 400 posti di lavoro, non è mai successo nella storia della Repubblica nel Ministero dell'Ambiente, cioè nel senso che il Ministero dell'Ambiente non ha mai fatto assunzioni, non so se molti di voi lo sanno, dal 1986, primo ministro della Repubblica dell'Ambiente, il Ministero dell'Ambiente ha sempre funzionato per assorbimenti esterni, mettiamolo così, e non per concorsi. Io voglio che ci sia anche tra coloro che verranno al Ministero dell'Ambiente a lavorare anche dei geologi, perché per me è importante che al Ministero dell'Ambiente ci siano dei geologi, ci saranno ingegneri ambientali, chimici, biologici, forestali, tutto quello che pensate, però tecnici, perché se non la mettiamo così al centro dell'azione di governo anche in questi termini, vuol dire che noi a questi giovani non gli assicuriamo la possibilità di crescere. Giusto per rimanere nel quadro della vicenda e non sottrarmi ad un'eventuale questione che è nata a suo tempo, vi dirò anche che non vuol dire che noi mettiamo fuori Sogesi. Tanto per chiarirla, perché si potrebbe avere questo dubbio. Semplicemente il governo e il ministero, chi deve fare bonifiche e deve fare altro, farà quello per cui è pagato. Quindi nessuno va a casa. Ma giusto per chiudere una vicenda che mi ha visto al centro di alcune dichiarazioni pubbliche. Ci tengo che ci siano i geologi al Ministero dell'Ambiente. Presidente, per me è importante che ci siano i geologi. Dov'è il rappresentante dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia? Eccolo là. Per noi è importante, per dare continuità all'azione che voi state facendo, per noi è importante per dare continuità all'azione che fanno nelle università e nelle facoltà di geologia quegli splendidi ricercatori che prima di essere ricercatori erano studenti, ma se noi gli diamo il parametro di poter agire nella pubblica amministrazione, poi ci andiamo a lamentare su, per esempio, una legge sul consumo del suolo che non riesce a decollare? La incardiniamo la settimana prossima, ma perché? Perché ci crediamo, signori miei, perché ci crediamo. E quella legge, e ti ringrazio la seconda volta, mi offri parecchi caffè, mi devo offrire. quella legge ha un senso anche qua dentro, in quest'aula, in questo momento, perché quella legge vuol dire, ma noi questo suolo come lo vogliamo considerare? Ma noi come vogliamo costruire? Vogliamo costruire come abbiamo costruito alcuni centri storici senza il rispetto delle norme antisismiche, tanto per dirla chiaro e tondo, o lo vogliamo costruire secondo metodi che già al mondo sono conosciuti e che si può fare? La legge sul consumo del suolo parla anche di questo, ed è una legge trasversale che riguarda, che ha trovato la disponibilità di tutto l'arco costituzionale, non è qualcosa che riguarda un partito, perché chi mi conosce lo sa, lo dico sempre, le norme di buon senso, e questa mi sembra una norma di buon senso, non hanno colori, non hanno appartenenza, riguardano i figli di destra e i figli di sinistra. Ditemi dove c'è cattivo senso, come si suol dire, su una legge che semplicemente vuole risistemare il meccanismo di consumo del suolo, di bilancio ecologico, di retrofit delle costruzioni. Dov'è il cattivo senso? Dove ci sono gli interessi? Ho capito. Ma noi siamo pagati dallo Stato, noi siamo servitori dello Stato. Tutto qua. È il servitore dello Stato e necessariamente dalla parte della polis. La polis, come mi ricordo io, significa gestione del bene collettivo, del bene comune. O no? Ce lo vogliamo ricordare nel Senato della Repubblica o no? Io lo dico, vedete, con molta leggerezza, ma con profondità di intenti, per dire che, in buona sostanza, se accettiamo l'idea che siamo un paese
fortemente sismico e quindi fortemente a rischio, con tutto ciò che questo ne consegue, dobbiamo accettare anche l'idea che il mondo della geologia e il mondo dello studio e della ricerca in questi settori deve essere prioritario. Deve essere prioritario. Altrimenti non vogliamo risolvere i problemi, perché io che vengo da un'altra matrice culturale non saprei cosa dire e come fare per risolvere un problema geologico. Non ce l'ho nel sangue, non l'ho studiato. Non mi interessava quando ero ragazzo, ho studiato altre materie. Chi di voi lo fa, e ne vedo tanti che lo sanno, probabilmente, Presidente, probabilmente sa come risolvere delle questioni. Ok, aiutiamoci. L'interesse lecito e trasparente di chi contrasta, come lei suggeriva, ci sta quando è lecito e trasparente. Quando quell'interesse si trasforma in interesse opaco, non va più bene. Non va più bene, punto. Non ci sono modi per venirsi incontro. Una cosa che non va bene e basta. Non so se mi sono spiegato in modo chiaro. Sono abituato ad una vecchia vita in cui esiste il sì, esiste il no. Non esiste il forse. Col forse, nel terremoto dell'Irpinia sono morte troppe persone, negli ultimi terremoti pure ci sono state devastazioni che poi costano a noi con le nostre tasse. Quel forse a me non piace. Scusate l'impostazione militare, ma come si dice, ma ci hanno voluto, non è che io mi ci sono proposto per venire a fare il ministro. Quindi non esiste in questi casi, non ce lo possiamo permettere. Questa è una cosa dove si dice c'è una sola risposta alla vicenda sismica. Sì, la vicenda è questa, si deve costruire e si deve gestire il territorio con un sì chiaro alla tutela del territorio. Non sono retorico, credetemi, non ne capisco della materia come voi, ma non sono assolutamente retorico, perché non può passare un messaggio diverso. Io sono a vostra disposizione piena, Ispra sicuramente, il Presidente ormai lo conosco da troppo tempo, quattamisa. Vabbè, sto scherzando, bisogna sempre sdrammatizzare un po'. E comunque è un prefetto della Repubblica, quindi va benissimo per me, che è la prima cosa. Giusto per chiarire, il nuovo segretario generale del Ministero dell'Ambiente è un prefetto della Repubblica, io mi attorno dallo Stato, chi lavora con me è sempre lo Stato, ma quello con la S maiuscola, sempre quello con la S maiuscola. Benvenuti al Ministero dell'Ambiente. Ministero dell'Ambiente, porte aperte, su questa materia ci tengo e non sono venuto qui per caso, era per dirvelo, semplicemente da profano per dirvi Ministero dell'Ambiente, porte aperte su questa materia. Grazie. Grazie. Ringrazio il Ministro per l'intervento preciso, chiaro e appassionato e sincero. Ora do la parola a Mauro Coltorti, Presidente della Commissione Lavoro del Senato, per i suoi saluti. Buon pomeriggio a tutti, sono estremamente contento di essere qui, anche di vedere degli amici e dei colleghi, alcuni con i quali ho condiviso veramente tutta la mia carriera universitaria. E la mia carriera universitaria è iniziata con il progetto Neotettonica, che molti di voi ricorderanno perché ha gettato le basi per quello che poi è stata la prevenzione del rischio sismico in Italia. I geologi sono delle persone strane, perché ci sono varie scuole e magari sull'origine della struttura ci possono essere molte discussioni, però quando poi si va a guardare la prevenzione, sulla prevenzione ci siamo tutti d'accordo, perché con gli anni si è formata una scuola che ha standardizzato le metodologie e ha quindi individuato alcuni problemi. Il Ministro diceva: l'Italia è un po' diversa dal resto del mondo. Per quale motivo? Ma perché abbiamo degli edifici che sono stupendi, abbiamo dei centri storici che sono stupendi, solo che malgrado la conoscenza dei nostri antenati, che magari costruivano in zone un po' meno vulnerabili, però in molti casi sono andati a costruire proprio sulle zone più vulnerabili. Quindi abbiamo degli edifici che sono ad alto rischio, delle città intere in aree ad alto rischio, e quindi
il problema della prevenzione è un problema veramente sentito. E meno comprensibile sono gli edifici che sono stati costruiti dopo gli anni Ottanta, perché ci sono delle zone dell'Italia in cui, dopo che è partita la legge sul rischio sismico, si è edificato, e poi abbiamo visto anche in tempi recenti che edifici che dovevano essere costruiti con metodologie antisismiche invece sono collassati e hanno anche generato dei morti, no? Questo è veramente inaccettabile, noi dobbiamo fare dei passi avanti. Allora, siamo stati veramente in ritardo con la costruzione. La microzonazione sismica, voi sapete che la microzonazione sismica è stata fatta per dopo ora in tutta l'area del cratere dell'Italia centrale, su tutte le aree di espansione e di ricostruzione, ma per zone limitate, con fondi anche limitati. Io ho dei colleghi che hanno lavorato a queste zone, quindi sicuramente si deve andare verso un impegno maggiore per la microzonazione sismica, e come avete sentito questo qui è in previsione anche la cartografia, il completamento della cartografia geologica. Noi sappiamo che il nostro paese è a rischio, ma con le metodologie più recenti la probabilità che un terremoto si verifichi in una determinata zona è più alta di un'altra. Quindi abbiamo anche un'indicazione di quello che sono le zone in cui intervenire prima e delle zone in cui intervenire dopo. Qualcuno parlava del Giappone. In Giappone sono avanti secoli rispetto a noi, perché hanno adottato delle tecniche di edificazioni che noi ancora dobbiamo adottare. La sfida del nostro futuro è questa. Ora noi iniziamo a ricostruire, ricostruiremo con tecniche antisismiche e dobbiamo investire su queste tecniche. Sappiamo che ci sono delle aree e delineamenti particolarmente vulnerabili da questo punto di vista. Sappiamo che l'area di Norcia, l'area dell'Aquila sono aree vulnerabili, ma su quella continuazione ci sono degli altri lineamenti, molti di voi le conoscono, no? Faccio l'esempio, ma dov'è la nostra senatrice? Sulmona, per esempio, che è tanto tempo che non ha terremoti. Adesso non vorrei fare l'uccello del malaugurio, però sappiamo che quelle zone lì sono zone in cui intervenire con una prelazione, perché sono aree in cui il rischio è maggiore. Parlavamo di azione politica. Non a caso in questo Parlamento noi abbiamo 4 geologi. C'è una sensibilità enorme per i problemi del territorio, per i problemi geologici, inclusa non solo il terremoto, ma abbiamo l'erosione del suolo. In Italia abbiamo le alluvioni, abbiamo tantissimi eventi catastrofici che spesso e troppo spesso richiamano l'attenzione solo quando c'è la catastrofe, e poi per un po' di tempo si ritorna nell'oblio. L'azione politica ora è rivolta a queste tematiche. Voi sapete che le scuole dell'Italia sono con un'altissima probabilità, con un'altissima percentuale non a norma per quello che riguarda il rischio sismico, e fin da ora noi stiamo prevedendo di intervenire su questo, perché è un dovere mettere in sicurezza le scuole dove andranno i nostri bambini. Ma voi vi rendete conto, tutti quanti ci rendiamo conto l'impegno che questo comporta. Ci sarà bisogno di una certa gradualità, perché non è possibile intervenire sulle 8.000 scuole, no, del paese, che bisogna intervenire seguendo le aree che sono più vulnerabili, quelle che sono a rischio più elevato. Bisognerà intervenire anche sulle strutture strategiche, ma una cosa importantissima, noi dobbiamo lavorare sulla ricerca, perché è con la ricerca che noi faremo degli avanzamenti in questo campo,
la ricerca che è stata dimenticata negli anni scorsi, la ricerca, io lavoravo all'università, è stato per 10 anni bloccata l'assunzione di nuovo personale dentro l'università, dentro le strutture tecniche, e quindi bisogna reinvestire in ricerca per progredire e avviarci verso la risoluzione di questi problemi. Grazie a tutti per l'attenzione. Purtroppo il tempo è tiranno in questa sala. La parola ora ad Antonello Fiore, presidente della CGEA, curatore del volume, assieme a Vincent Ottaviani. Grazie a tutti. Signor Ministro, signore senatrici, signori senatori, grazie dell'ospitalità, ma soprattutto grazie per le parole che avete chiaramente espresso in questa sede. La nostra è un'associazione culturale, la CGEA, Società Italiana di Geologia Ambientale, che opera sin dal 1992. Con questo volume abbiamo voluto affrontare uno dei rischi geologici, cioè quello sismico. Uno dei rischi geologici molto, molto severo. Voglio leggere alcune parole che sono nella nostra presentazione del volume che abbiamo curato con il collega Vincent. E penso ai sopravvissuti che oggi ricadono, queste sono parole che fanno parte del discorso del Presidente della Repubblica il 31 dicembre, come ogni discorso del Presidente della Repubblica. E penso ai sopravvissuti che oggi ricordano i loro morti e pensano al loro paese completamente distrutto e alla loro casa che è un cumulo di macerie. Ebbene, noi non con le parole ma con i fatti dobbiamo cercare di confortare ed aiutare i sopravvissuti dal terremoto. Dobbiamo al più presto cercare di ricostruire i loro paesi e le loro case con criteri antisismici. E qui il governo dovrà vigilare perché i criteri antisismici siano veramente osservati. Continua il discorso. È il discorso del presidente Pertini dopo il terremoto il 23 novembre del 1980. Quindi questo discorso potrebbe essere potrebbe andare bene alla fine del 2012, alla fine del 2016. Quindi per questo abbiamo voluto affrontare con questo volume in chiave interdisciplinare e multisettoriale, come è stato ricordato, nel senso che nel volume ci sono contributi geologici, di geofisici, ma anche di psicologi, esperti della comunicazione, assicuratori, esperienze di insegnamento nelle scuole medie superiori degli effetti dei terremoti. Abbiamo voluto quindi raccogliere una serie di contributi di esperti italiani. Ovviamente non siamo riusciti a raccoglierli tutti, quindi noi abbiamo ringraziato chi ha contribuito al volume, però abbiamo chiesto scusa ai tanti che non siamo riusciti a coinvolgere. E quindi qui un accenno che è stato anche fatto alla ricerca. In Italia si occupano tantissimi ricercatori, validissimi ricercatori a livello internazionale, di problematiche legate alla prevenzione dei rischi sismici. E quindi la ricerca va sostenuta comunque e sempre, perché in questi ultimi anni la ricerca, in questi ultimi forse decenni, la ricerca spesso non è stata sostenuta. È stato detto, dall'Unità d'Italia ad oggi ci sono stati, in questi 157 anni, ci sono stati 39 terremoti catastrofici, quindi le località superano, colpite dai terremoti sono oltre 1500, mediamente abbiamo un terremoto ogni 4 anni. Quindi significa che comunque la nostra è una nazione sismica, e lo sarà, perché chi studia le scienze della Terra, studiando la storia della Terra, può riflettere nel futuro. Quindi ci sono cataloghi che parlano di terremoti e sappiamo bene non quando, con che intensità, ma sappiamo bene dove ci saranno i prossimi terremoti. E quindi questo è un vantaggio che dobbiamo valorizzare. Io non voglio dilungarmi, perché ho promesso al senatore Quarto di essere breve, lui anche mi ha ripetuto continuamente. Quindi il volume è un nostro contributo culturale, lo stiamo presentando con oggi, partono una serie di iniziative a livello nazionale, quindi lo presenteremo il 2 ottobre, il 5 ottobre a Piacenza e poi a Firenze, ancora a Palermo, a Bari, a Potenza, a Napoli, a Torino. Quindi stiamo portando il volume con i propri contributi. Il volume da giugno è disponibile online liberamente, un PDF. Faremo un grande evento con tutti i ricercatori, signor Ministro, e lo facciamo il 26 e il 27 novembre qui a Roma. Io la inviterò ufficialmente, se potrà venire, capisco gli impegni di un Ministro della Repubblica, ad aprire i lavori. Cioè, dicendo ad una platea ampia
di esperti di queste tematiche le stesse parole che ha ripetuto oggi, perché sono parole preziose per chi opera sul territorio, in termini di associazione culturale come la nostra, in termini di ordini professionali, in termini di gente che dedica la propria vita alle istituzioni. Quindi ringrazio per l'ospitalità e lascio la parola agli aspetti tecnici del volume. Grazie a tutti. La parola sia a Vincent Ottaviani, che presenterà i relatori. Sì, ma prima di presentare i relatori mi unisco al ringraziamento di Antonello e in particolare voglio manifestare l'apprezzamento per le parole che ho ascoltato, e specialmente queste del Ministro rispetto alla legge sul consumo di suolo, su cui noi siamo, come SIGEA, un'associazione multidisciplinare. Siamo geologi, pianificatori, architetti, ingegneri, quindi abbiamo comunque un approccio complessivo alla, diciamo, pianificazione del territorio in particolare, e questo è un argomento che ci interessa e su cui diamo la massima disponibilità, laddove ci sia questa possibilità, a contribuire con nostre idee sull'argomento. E relativamente poi alla questione, diciamo, della sicurezza, in particolare quella delle scuole, forse è l'elemento nodale assieme alle strutture strategiche e diciamo alla programmazione degli interventi da eseguire sul territorio nazionale, perché è nostra opinione che forse i finanziamenti a pioggia, che non tengono in considerazione spesso non solo la sismicità del territorio, ma anche la pericolosità sismica legata agli effetti locali di sito, quindi alle amplificazioni, ma anche al fattore tempo, perché ci sono delle situazioni che vengono rappresentate con parità di pericolosità, ma che hanno avuto nel corso dei secoli più terremoti devastanti, nel mentre altre, a parità di condizioni, sono ancora in attesa di avere sismi di quella magnitudo, potrebbero aiutare un pochino meglio a calibrare gli interventi sul territorio. Nel nostro volume ci sono molti contributi, alcuni di ingegneri. Sulla questione delle scuole e degli edifici strategici viene posta una grande attenzione sull'utilizzo degli isolatori sismici e dei dissipatori. Poiché la nostra normativa, è diciamo una normativa di carattere probabilistico, tant'è che di volta in volta, per colpa di nessuno, ci troviamo a registrare accelerazioni al suolo di gran lunga superiori a quelle che erano state previste, e Norcia lo insegna, sarebbe abbastanza importante dotarsi per queste situazioni strategicamente rilevanti, specialmente per i nostri figli e i nostri nipoti, di strutture in grado di sopportare, ovviamente con una programmazione, come diceva il senatore Coltorti, che sia in grado di essere attuata su base pluriennale, per non trovarci di volta in volta a dover ricostruire con le tecniche antiche ciò rispetto a cui avremmo bisogno di tecniche moderne. L'ultimissimo punto, perché mi è piaciuto l'incipit del Ministro, sulla questione dei beni culturali, o almeno io trasporto una sua osservazione sui beni culturali, visto che è un argomento di suo massimo interesse. Il terremoto del 2016 ha insegnato una cosa, che per esempio Amatrice, Accumuli, Pescara del Tronto sono state completamente distrutte. Pescara del Tronto probabilmente per motivi geologici, amplificazioni di sito, gli altri abitati no. Norcia invece non è stata distrutta, è stata gravemente danneggiata in maniera diffusa, ma Norcia ha avuto delle ricostruzioni dopo il sisma del 1859 con un suo regolamento edilizio, un intervento oculato dopo il sisma del 1979, buoni interventi dopo il sisma del 1997-98. A Norcia però le 7 chiese sono crollate, perché l'idea che non si possa disturbare la visuale attraverso degli interventi di incatenamento, di miglioramento dei collegamenti tra le facciate, la copertura tra facciate medesime, o magari che si possa andare a intervenire sul rafforzamento di strutture per conservarne l'integrità inadatta a resistere agli sforzi sismici, è la motivazione per la quale ci troviamo di volta in volta a questo punto. Scusate se mi sono dilungato, do la parola al primo relatore,
Gianluca Valensise, geologo dirigente di ricerca dal 1997, in forza al Dipartimento Terremoti di l'NGV. È uno dei massimi esperti e le sue ricerche riguardano la sismogenesi in prospettiva sia geologica che storica. È coautore della mappa di pericolosità sismica che è alla base dell'attuale normativa antisismica italiana. Grazie, allora intanto una precisazione, io non sono presidente del mio istituto, il presidente è il professor Carlo Doglioni che avrebbe voluto essere qui ma aveva un impegno alla protezione civile e quindi non è, io sono un modesto dirigente di ricerca. E inizio con il dire che sono anch'io al limite della commozione per quello che ho sentito oggi, ho sentito parole molto importanti sui terremoti, sul consumo di suolo, sull'impegno di questo governo e quindi vi ringrazio per tutto quello che avete detto. E questa presentazione, che sarà velocissima, ha come titolo Mitigare il rischio sismico in Italia, una corsa contro il tempo. Intanto ricordo quello che ha appena ricordato anche il nostro collega Presidente Fiore, 34 disastri sismici nei 150 anni dell'Unità d'Italia, altri 180 terremoti abbastanza annosi, 150.000 vittime pesa al terremoto del 1908 dello stretto di Messina, ma non solo. Se ci mettiamo anche gli ultimissimi anni, abbiamo 39 disastri sismici, quindi mettendoci anche Emilia e i terremoti al centro Italia, il che ci porta a un terremoto ogni 4 anni circa. Io questo perché lo dico? Lo dico perché noi siamo geologi, qui ci sono tanti geologi in sala, e per noi è normale prendere la storia passata dei terremoti, dell'alluvione, di qualunque altro fenomeno naturale, e ribaltarla sul futuro. Questo significa che questo che abbiamo visto negli ultimi 150 anni, purtroppo ce lo dobbiamo aspettare con modalità simili anche nel futuro. La sismologia storica in Italia ha fatto progressi da gigante, è una sismologia storica a livello planetario, credo non abbia uguali, e quindi possiamo estendere la nostra finestra di osservazione oltre 2000 anni e se consideriamo solo gli ultimi 5 secoli, di nuovo abbiamo 93 disastri sismici, uno ogni 5,3 anni. Questo leggero abbassamento della frequenza è dovuto solo al fatto che molti terremoti antichi non li conosciamo. Ora tutti conoscete l'equazione del rischio sismico che è data dal prodotto della pericolosità, il valore esposto e la vulnerabilità. La pericolosità in Italia riteniamo di conoscerla abbastanza bene, questa è la mappatura di cui io sono coautore del 2004, adesso questa mappa è in rifacimento, sta per uscire diciamo, forse nei primi mesi dell'anno prossimo. Riteniamo di avere un buon controllo su dove i terremoti possono avvenire. Poi c'è l'esposizione. Qui ho messo un'immagine significativa, Napoli, il valore esposto è non negoziabile perché ovviamente Napoli è lì, non può essere spostata, è bellissima, è una città che adoro, l'esposizione in Italia è un fatto difficilmente attaccabile, le città sono dove sono e ne dobbiamo fare i conti con questo. Resta la vulnerabilità, questo è stato già accennato da chi mi ha preceduto, che è l'unico vero potenziometro su cui noi dobbiamo intervenire per mitigare il rischio sismico, visto che la pericolosità ovviamente non può essere ridotta. E poco fa il collega faceva riferimento a questo dualismo assurdo che si è creato fra Norcia e la matrice semidistrutta, anzi completamente distrutta, Norcia che è uscita con le ossa rotte però abbastanza in buone condizioni da un terremoto, da due scosse fortissime che tutto sommato sono state ugualmente forti nelle due località, e il motivo era quello che ricordava il collega Ottaviani, appunto, cioè che Norcia ha avuto ricostruzioni frequenti e quindi si è creata una cultura locale, una popolazione rispettosa del problema sismico. Ci sono però degli altri problemi che noi dobbiamo considerare, e cioè il fatto che quando è uscita la mappatura della nuova mappa di precauzione nel 2004, questa mappa poneva in zona sismica località che non c'erano mai state. Questa figura a sinistra fa vedere in colore graficamente quali sono le aree del paese in cui quella mappa di precocità ha aumentato il livello di precocità esistente. Vedete che c'è una chiazza sull'Emilia Romagna, esattamente nella zona che sarebbe stata poi colpita nel 2012, e questo ci dice che in quella zona evidentemente noi sapevamo, almeno dal 2004, in realtà lo sapevamo anche da prima, che la precocità era maggiore di quanto non si ritenesse in passato,
sapevamo che gli edifici erano stati costruiti quindi secondo livelli di pericolosità inadeguati alle nostre conoscenze di oggi. Questa è la causa dei crolli dei vari capannoni e purtroppo però ci siamo scontrati in quel momento con una politica che non ci ha aiutato, perché qualcuno addirittura ha sostenuto che il problema eravamo noi che non avevamo colto la situazione. Vedete, sicuramente hanno tenuto conto delle norme sismiche, ma su dati di rischio inferiore. L'attuale mappa sismica non è una misura di prevenzione adeguata e questo non è vero, perché la mappatura era corretta, semplicemente c'era stato un ritardo nella sua implementazione. Ancora un caso, quello della vulnerabilità trascurata. Ci sono state zone del paese anche importanti come la costiera marchigiana romagnola che sono state declassificate negli anni 30, hanno avuto 50 anni di sviluppo edilizio in assenza di normativa sismica, poi la normativa sismica è tornata, ma lì c'è un patrimonio importante esteso che è stato costruito in assenza di normativa in zone che invece sappiamo essere molto pericolose. E queste erano le motivazioni con cui si declassificava, perché semplicemente queste norme davano intralcio allo sviluppo edilizio, e lo so bene, però ovviamente ne paghiamo le conseguenze oggi. Noi abbiamo dati di grandissima qualità, non sto a ricordare tutto quello che fa il nostro ente, dalla rete sismica, questi sono solo terremoti del 2017, sono diverse decine di migliaia, abbiamo un catalogo storico, come dicevo, al top mondiale, conosciamo la posizione delle faglie che possono generare grandi terremoti. Abbiamo una rete geodetica, questo è un nuovo contributo alla conoscenza del territorio. La rete geodetica ci dà l'idea di come si deforma il suolo e quindi di qual è il potenziale per i terremoti in virtù del fatto che la crosta terrestre si deforma di più o di meno nelle diverse zone. Concludo con una frase che ho rubato a Giuseppe Mercalli, ricordando che la sismologia non sa dire quando, ma sa dire dove avverranno i terremoti del futuro. E quindi la sismologia e i sismologi saprebbero indicare al governo, questo lo diceva lui, ma lo dico anche io oggi ovviamente, e dove sarebbero necessari regolamenti edilizi più o meno rigorosi, eccetera, eccetera. Le proposte sono quelle di identificare una volta per tutte le città e i paesi che devono avere priorità assoluta perché sono i più vulnerabili, quindi dalle nostre analisi, da quello che ho fatto vedere, risultano essere maggiormente vulnerabili rispetto ad altri. Questo anche in una prospettiva multirischio, quindi non soltanto per i terremoti, ma anche per gli altri fenomeni, vedo qui schierati i colleghi dell'ISPRA che si interessano per esempio di alluvioni. Valutare tutto questo alla luce dei dati ISTAT che sono ormai aggiornati e rilanciare la prevenzione su larga scala intervenendo sull'edificato, e su questo c'è il sisma bonus che sta già operando, sensibilizzando al massimo i sindaci e le autorità locali, cosa che fino adesso non è avvenuta, e soprattutto varando un piano di sensibilizzazione che parta dalle scuole, possibilmente utilizzando lo stesso criterio di priorità, quindi partendo nelle zone dove noi riteniamo che la vulnerabilità sia maggiore. E vi lascio con questa immagine del Cretto di Burri a Gibellina nel Belice, che è l'unico monumento al mondo, per quanto ne so, dedicato proprio alla memoria dei terremoti. Grazie. Grazie Gianluca. Presento Massimiliano Barchi, docente di geologia strutturale presso l'Università di Perugia, dove dirige il Dipartimento di Fisica e Geologia. Le sue ricerche riguardano principalmente la geologia del sottosuolo e la geologia dei terremoti, con particolare riguardo all'Appennino centro settentrionale. Io mi porto i saluti, ho la mia commissione ora, quindi mi dispiace non ascoltare l'amico Silviano. Ringrazio SIGEA per aver pubblicato questo volume, per aver preso questa iniziativa così importante. E ringrazio anche dell'invito. E il mio intervento è diciamo finalizzato a parlare di geologia, in particolare di come i geologi studiano il rapporto che c'è fra faglie e terremoti, cercando di con l'obiettivo di cercare di proporre l'importanza della ricerca scientifica. Sappiamo tutti, ci ricordiamo come è iniziata la sequenza del 2016 con il terremoto di Amatrice del 24 agosto e 300 vittime, interi paesi distrutti, devastati. Un terremoto dello stesso tipo, molto simile a quello, era avvenuto 4 secoli prima, nel 1639. L'estensore di questa relazione sul terremoto, Carlo Tiberi Romano, non aveva dubbi sulla causa del terremoto.
Era il Dio che voleva punire i cittadini per gli enormi peccati commessi. Bene, quattro secoli dopo, diciamo, idee bizzarre, idee stravaganti sono state comunque, sono passate attraverso le chiacchiere da bar, attraverso la rete, proponendo spiegazioni le più fantasiose. E non, mi piacerebbe discuterle un po', ma non c'è tempo, ma le propongo per dire che è importante, è molto importante una crescita culturale. E allora, diciamo, oggi noi pensiamo che la causa dei terremoti sia la rottura di un volume roccioso lungo una superficie che i geologi chiamano faglia. Quando si raggiunge, si supera la resistenza delle rocce lungo questa superficie. Quindi il compito del geologo ricercatore è quello di studiare i rapporti fra faglie e terremoti come due aspetti dello stesso fenomeno tettonico. E allora vediamo così molto rapidamente come su diverse scale temporali si esprime questo rapporto fra faglie e terremoti. Questa è un'immagine, la mappa sulla destra, della sequenza sismica del 2016-2017. Si vedono due cose: le stelline che rappresentano gli ipocentri delle scosse principali con magnitudo superiore a 5 e l'intera nuvola che rappresenta la sismicità in pianta sono allineate lungo una direzione nord-ovest-sud-est che segue, diciamo, la direzione della catena appenninica. Se analizzassimo questi dati sismologici potremmo concludere che le faglie che hanno prodotto questi terremoti, i più forti tra questi terremoti, sono tutte faglie estensionali che accomodano un'estensione della penisola in direzione trasversale a quella della nuvola di terremoti. Ora, se noi sulla mappa a destra guardiamo le tre sequenze sismiche che hanno interessato l'Italia centrale col Fiorito 97, L'Aquila 2009 e Amatrice Norcia 2016, negli ultimi vent'anni, vediamo che questa nuvola di sismicità si distribuisce lungo la stessa direzione e diciamo, completa la rottura di un intero segmento della penisola. Così come, se noi, non si vede molto bene, ma nella mappa di sinistra sono rappresentati come quadrati neri i terremoti storici lungo la stessa zona, vediamo lo stesso tipo di allineamento. Quindi su due scale rispettivamente di 20 anni e di, come diceva Luca Valenzisse poco fa, di circa 2000 anni, noi abbiamo che i terremoti tornano a colpire preferenzialmente lungo lo stesso settore. Per andare più indietro di 2000 anni bisogna fare della geologia. Un modo è quello proposto dalla paleosismologia, che è quello che consiste nell'individuare una scarpata di faglie e scavarci attraverso una trincea e, osservando i suoli che sono dislocati lungo questa trincea, cercare di individuare terremoti del passato, di un passato più remoto a quello della storia. Per esempio, questa cosa è stata fatta da colleghi proprio dell'INGV nella piana di Castelluccio nel 2003 e a seguito di questo studio è stato proposto che quella faglia si fosse mossa in corrispondenza di tre terremoti negli ultimi 20.000 anni. In effetti, con la scossa del 30 ottobre 2016 la superficie terrestre si è rotta esattamente lungo la stessa zona che era stata esplorata con quella trincea. I geologi amano viaggiare nel tempo, diciamo, è una delle molle che spinge a studiare la geologia, e quindi
diciamo, lo studio delle faglie quaternarie ci porta ancora più indietro, a 2 milioni di anni, e vediamo, sono rappresentate nella diapositiva di sinistra le faglie quaternarie, di nuovo lungo un allineamento che corre lungo la dorsale appenninica. Qui mi piace mostrare come nell'arco di 2000 anni, di 2 milioni di anni, naturalmente ci sono centinaia di terremoti, il cui effetto, in cui lo spostamento si accumula. Quindi questo paesaggio che vediamo sulla sinistra, la differenza di quota fra la piana di Castelluccio e il Monte Vettore, che oggi è una differenza di quota di circa 1200 metri, la possiamo immaginare come l'effetto cumulato di terremoti che si sono verificati in un arco di tempo molto lungo. E quindi la bellezza di questo paesaggio è anche legata al fatto che è un paesaggio di una zona sismicamente attiva. Quindi la bellezza del paesaggio, la distruzione di Castelluccio sono collegati tra loro. Noi dobbiamo imparare a convivere con questa cosa. Vabbè, questo è solo un gruppo di studenti dell'Università di Chieti portato nel 2014 a vedere una faglia che poi si sarebbe mossa lungo cui si osserva una dislocazione durante il terremoto. I geologi hanno un altro problema: noi guardiamo le faglie prevalentemente in superficie, ma i terremoti avvengono a qualche chilometro di profondità, quindi dobbiamo cercare di studiare il sottosuolo. Questa cosa sembra molto difficile, ma in realtà pensiamo per esempio all'industria mineraria, all'industria del petrolio. I target dell'industria del petrolio si trovano a profondità comparabili a quella di molti terremoti. Il problema è che naturalmente l'industria del petrolio investe molti soldi per fare modelli geofisici del sottosuolo che riescono a risolvere quelle profondità. Noi, come ricercatori senza soldi sostanzialmente, quello che riusciamo a fare è utilizzare i dati che le compagnie ci offrono, per fortuna abbastanza di buon grado, per cercare di costruire modelli del sottosuolo che possano essere confrontati con la distribuzione della sismicità. Quindi vado verso la conclusione dicendo che i geologi, oltre al problema di viaggiare nel tempo e di mettere in relazione quello che avviene in superficie con quello che avviene in profondità, naturalmente poi tutto questo studio si confronta con la scarsità delle risorse. Da decenni ormai in Italia non si finanzia un grande programma, un programma veramente ambizioso di ricerca scientifica sulle scienze della Terra. Sono molti decenni, dai primi anni 90. E venendo proprio ai terremoti, in Italia la ricerca scientifica, non parlo di quella strettamente applicativa legata al monitoraggio, allo studio della pericolosità, che pure certamente serve, ma la ricerca scientifica finalizzata a capire meglio che cosa accade nel sottosuolo è pochissimo finanziata. E questi finanziamenti sono prevalentemente indirizzati agli enti di ricerca. Ci sono enti di ricerca come l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che è vocato a questo e che fa uno splendido lavoro. Ma di questi finanziamenti, che sono già scarsi, pochissimi arrivano ai gruppi di ricerca universitari. E questo è un problema. È un problema perché la formazione dei nuovi tecnici avviene esclusivamente all'università. Se i gruppi di ricerca che operano sui terremoti e sugli altri rischi naturali in ambito universitario spariscono i corsi su questi argomenti che vengono destinati a formare i nuovi tecnici. Quindi e questo credo che non sia un problema mio personale, certamente io sono vicino alla pensione, non credo che sia un problema di difesa della categoria, noi possiamo fare ricerca su altre cose, credo che sia un problema del paese, quindi che una parte di questo vada verso i gruppi di ricerca universitari credo che sia importante.
L'università svolge anche un altro ruolo, che è quello da cui sono partito, quello di migliorare la consapevolezza, di poter migliorare attraverso la diffusione di un'informazione corretta la consapevolezza dei cittadini verso questo tipo di rischi. E vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Massimiliano, professor Barchi, anche per aver portato all'attenzione questo problema che anche il mondo professionale conosce, che è quello della costante, diciamo, caduta, tra virgolette, nella capacità di formazione dei nuovi geologi, rispetto a cui spero che, non so se il Ministro possa in qualche modo annotarsi, anche se non sarà forse sua competenza specifica, questa istanza che proviene dal mondo universitario, perché effettivamente se le università di geologia non riescono a trovare un modo non solo per sopravvivere, ma per star dietro alle esigenze della società, introducendo quindi all'interno dei corsi che via via seguono le istanze della collettività, poi pian piano ci troveremo una situazione sempre, sempre più difficile. Gilberto Pambianchi, docente di geomorfologia presso l'Università degli Studi di Camerino, presidente dell'Associazione Italiana di Geografia Fisica e Geomorfologia. Le sue ricerche riguardano principalmente la geomorfologia strutturale, la dinamica dei versanti, grandi frane e deformazioni gravitative profonde di versanti in particolare, la cartografia geomorfologica per la riduzione del rischio sismico e idrogeologico. Grazie. Grazie, buonasera a tutti, buonasera Ministro, buonasera onorevoli senatori, un grazie a Antonello Fiori della SIGEA per questo invito che mi fa molto piacere, se non altro per esternare in una sede molto importante la mia rabbia di terremotato, perché Camerino è ancora una città chiusa, quindi sono doppiamente arrabbiato, sia come cittadino ma anche come geologo, perché in questo terremoto non ho visto la geologia protagonista, purtroppo. Adesso vi dirò il perché. La freccia è questa? Ah, eccola qua, sì. Allora, rispetto ai miei colleghi, vi parlerò degli effetti ecosismici secondari. Il professor Barchi ci ha fatto vedere alcuni effetti ecosismici primari, che sono la fagliazione di superficie. Io parlerò di effetti ecosismici secondari di cui nessuno parla, purtroppo, e sono le numerose frane che sono state innescate da questo terremoto, frane quelle che vediamo, molte non se ne vedono, i versanti sono stati destabilizzati, completamente destabilizzati. Adesso vi faccio vedere alcune immagini, guardate, queste sono delle creste dei Monti Sibillini, ci sono delle aperture in cresta, le montagne si sono aperte in cresta addirittura. Quindi abbiamo da controllare questi numerosi fenomeni, come altri ne sono avvenuti, fenomeni di liquefazione, fenomeni di sprofondamento, di sinkhole. Qui vedete alcuni sinkhole della piana di Castelluccio. In alto a sinistra vedete dei grandi fenomeni di crollo con falde che si sono accumulate lungo i versanti, ma nessuno sa se queste falde sono in evoluzione. Potrebbero evolvere da un momento all'altro e andare a finire con delle colate detritiche nel fondovalle, dove ci sono i fiumi, dove ci sono le strade. Non c'è nessun tipo di monitoraggio in questo ambiente. Guardate alcuni fenomeni di sbarramento che hanno creato episodi lacustri, questo è l'emblematico fenomeno di sbarramento di Visso, la Vallerina è stata chiusa per un anno intero, adesso per fortuna è stata riaperta. C'è un altro problema, oltre a quello della stabilità dei versanti, c'è il problema anche delle falde acquifere. Le falde acquifere sono state veramente messe in crisi, a dura prova da questo terremoto. Guardate, questa è un'opera di captazione del fiume Nera, la sorgente San Chiodo, che è molto, molto importante. Ci sono state delle variazioni dei livelli pezziometrici. La falda di base qui si è talmente aumentata che all'altezza dei Castel Sant'Angelo sul Nera e di Visso
la portata dei fiumi è raddoppiata addirittura. Da 3.000 litri al secondo siamo passati a 7.000 litri al secondo. Che cosa vuol dire? Vuol dire che Castel Sant'Angelo sul Nera e Visso sono completamente allagati. Ricostruire questi paesi è un grosso problema, ma nessuno si interroga di questi problemi. Molti acquedotti importanti dell'acquifero dei Sibillini hanno dimezzato le loro portate. Dove è andata a finire l'acqua? Che cosa succederà tra qualche anno? Questa risorsa avremo bisogno, nessuno si interroga su questi problemi. Questa è una cosa veramente, veramente grave. Ecco, questa è la situazione di Visso di Castel Sant'Angelo. A destra vedete alcune manifestazioni di vulcanelli di fango che non sono altro che, detto in maniera molto, molto banale, sempre spremiture di falde acquifere profonde ad opera dell'onda sismica con emersione di acqua e fango. Guardate, anche nelle zone collinari stiamo assistendo a diminuzione di acqua nei pozzi, in alcuni casi dei pozzi che sono aumentati. Le falde sono andate in pressione. Adesso sto vivendo un'esperienza nel comune di Tolentino, che ha fatto un volo con delle foto aeree fatte l'anno scorso, nel 2017. Dopo il terremoto si sono innescate tantissime frane anche nella zona collinare. Quindi, voglio dire, queste sono tutte cose molto importanti da monitorare. Ecco, manca un monitoraggio serio. Che cosa si può fare? Ecco, questa è la situazione appunto di Visso e Ussita con l'aumento di portata. Vado molto veloce, anche perché da qui sinceramente non riesco a vedere molto bene le figure e non riesco a spiegarle molto bene. Però vorrei sintetizzare il problema in questo modo. Prima si parlava della cartografia, la cartografia geologica nazionale, che se non vado errato è al 44% per quanto riguarda la cartografia geologica. Non parliamo della carta geomorfologica. Io devo essere sincero, da geomorfologo dico che la carta geomorfologica è la carta dinamica, è quella che ci fa vedere i processi in superficie, è quello che ci fa vedere più da vicino il rischio idrogeologico e naturalmente è la carta che ci fa vedere tutte le interferenze tra dinamica di superficie e l'antropizzato. Quindi, naturalmente, come hanno detto i senatori in precedenza, il CARG, la cartografia geologica, deve ripartire a tutti i costi. Deve essere finanziata in maniera costante, perché, voglio dire, per prevenire bisogna anche conoscere prima, no? Quindi per fare la prevenzione bisogna anche conoscere bene il territorio. Quindi la cartografia geologica. Vi parlo da presidente dell'Associazione Italiana di Geografia Fisica e Geomorfologia di questa bellissima esperienza che si è conclusa pochi mesi fa con il servizio geologico, vedo qui il direttore e anche il direttore Campobasso e il direttore La Porta. Alla Porta io mi ricordo ho scritto qualche anno fa e ha accettato questo messaggio dalla nostra associazione e lo ringrazio qui pubblicamente, come ringrazio anche Claudio e ringrazio anche il presidente dell'Ordine Peduto che ci ha sostenuto in questo percorso. Abbiamo aggiornato la leggenda della cartografia geomorfologica indirizzandola molto su quello che è il discorso della prevenzione per quanto riguarda le pericolosità. Quindi, come dire, caro Ministro, cari senatori, noi siamo pronti. Se il Paese ci chiama a ripartire per la cartografia geomorfologica, siamo pronti. Vorrei concludere dicendo, oltre all'importanza della geologia, ecco, vi dicevo prima perché come abitante delle Marche, come camerinese, sono doppiamente arrabbiato, come cittadino e anche come geologo, perché è vero, sì, è stata fatta la microzonazione sismica, d'accordo, prima Coltorti sottolineava anche con quattro soldi, passatemi il termine, no? Per fare un lavoro serio bisogna investire pure.
Però c'è da dire che la microzonazione sismica prende delle aree molto limitate, ma tutto quello che è intorno, che è stato stabilizzato, lo vogliamo controllare. Quindi ecco, io vi invito anche adesso, i politici, a supportare come dire, le amministrazioni locali, perché di questi problemi non si rendono conto, anche perché non glielo dice nessuno. Noi come universitari non abbiamo questo compito, abbiamo il compito di fare ricerca, ma non abbiamo. Quindi ecco, un altro appello che voglio fare al mondo politico, al ministro e a voi senatori, è quello di mettere subito in azione i geologi professionisti insieme a noi dell'università, insieme agli enti, mettere subito in azione, ma dico subito domani, perché? Perché il CARG, la cartografia geologica e geomorfologica, nelle Marche è stata fatta, no? In Umbria è stata fatta, no? Quindi nelle Marche, ad esempio le Marche centro-meridionali ce l'abbiamo, quindi adesso che cosa dobbiamo fare? Andare a vedere subito che cosa è cambiato rispetto a questa cartografia che è stata fatta nel 2000, quindi utilizzare il mondo professionale, i ricercatori eccetera, per dare subito dei controlli immediati per quello che succederà da qui a qualche anno, perché è importante, è uno strumento importante che deve accompagnare la ricostruzione oltre a pensare alla sicurezza. Allora finisco, scusate se ho preso troppi minuti, finisco dicendo anche che per aumentare la coscienza geologica in questo paese e bisogna riportare anche nelle scuole l'insegnamento della geologia, come accennava prima anche l'amico Massimiliano Barchi. E guardate, insegnare nelle scuole la geologia è fondamentale per creare una coscienza geologica. Voglio ricordare un significativo aneddoto di Tilly Smith, la studentessa britannica, quando ci fu lo tsunami del 2004, allora aveva 12 anni questa studentessa, e stava sulla spiaggia di Phuketin in Thailandia. Ricordando la descrizione degli effetti precursori del maremoto che aveva studiato a scuola in una lezione di geografia, quando vide ritirarsi il mare capì che stava arrivando, sarebbe arrivata poi successivamente l'onda di tsunami. Bene, avvertì i genitori avvertirono anche gli altri che stavano nelle spiagge, ma anche i ristoranti limitrofi eccetera eccetera, e questa ragazzina salvò numerose vittime. Quindi la geologia deve essere insegnata, come ci insegnava anche Eratostene nel III secolo avanti Cristo, diceva: si vive per consenso della natura. Io direi, da geologo, che si vive anche per consenso geologico. È bene che molti di noi lo sappiano. Grazie per l'attenzione. Grazie professore. Posso dire solo 60 secondi prima di passare la parola per le conclusioni al senatore Franco Ortolani. Nel ringraziare di nuovo per l'ospitalità che ci avete dato, volevo solamente gettare un flash rispetto ad alcuni temi che sono sul tavolo della ricostruzione, sotto il profilo geologico e sotto il profilo dell'interesse della collettività che amministrate, e rispetto a cui siamo in caso disponibili a fornire un dossier, a fornire documentazione. Nell'ambito, diciamo, per quanto riguarda gli aspetti che il professor Panbianchi ha evidenziato, nella ricostruzione ci sono alcuni problemi. Per esempio ci sono problemi legati alla ricostruzione di aree lungo faglie attive su cui le disposizioni normative prevederebbero la possibilità di non ricostruire, né adeguare né migliorare, e ci sono anche problemi legati alla impossibilità di ricostruire sulla base delle disposizioni normative, quindi mi riferisco sia al 189 ma anche alle ordinanze, su alcuni fenomeni franosi dati come attivi nel PAI e in particolare in Umbria sulle conoidi di deiezione. Tema che purtroppo non siamo riusciti a far capire al mondo tecnico da cui attinge la politica, e rispetto a cui c'è uno, se mi viene consentito, spostamento verso il basso delle responsabilità, ipotizzando che il singolo professionista della singola unità immobiliare, del singolo edificio, possa trovare soluzione a una problematica di carattere generale. Poi, e concludo, nelle nuove norme tecniche di costruzione del 2018 sembra che ci sia stato un arretramento rispetto alle posizioni precedentemente conquistate e anche alla levatura che si trova sia nei vostri ragionamenti che in quelli tecnici in questa sala, perché nelle NTC si è fatta una contestualizzazione, una concettualizzazione del modello geologico
diverso da quello geofisico e specialmente da quello geotecnico, per cui la responsabilità di indagare il sottosuolo sotto il profilo geotecnico è stata spostata unicamente nelle mani del cosiddetto progettista, circostanza che fa fortissime implicazioni sulla sicurezza e sull'economia degli interventi, senza poi parlare della sottovalutazione dei fenomeni sismoindotti, quindi liquefazioni come quelle che ci sono state in Emilia, per dirne una, rispetto a cui le nuove norme tecniche dicono che sul già realizzato, quindi per il 90% della ricostruzione, ci si può riferire, laddove il progettista le ritenga sufficienti, ad indagini e analisi già disponibili. Mi scuso per aver colto questa occasione, ma ritengo che sia, al di là della mia appartenenza a una categoria professionale, un'occasione importante rispetto a cui rinnovo la disponibilità e vi ringrazio. Non so, posso avere l'onore io di presentare? No, va bene. Allora, grazie Vincent, per vi ringrazio i relatori. Noi da un punto di vista come tecnici abbiamo capito bene e quindi come esperti abbiamo capito bene e abbiamo capito bene ora anche come politici, per cui il nostro compito ora, Franco, sarà spostare sul livello politico governativo, in ambiti non esperti, non particolarmente esperti, tutte le sollecitazioni che voi ci avete trasferiti, che noi capiamo, ovviamente sono delle sollecitazioni nostre. Ora dobbiamo, tocca a noi questo compito di cinghia di trasmissione, quindi della conoscenza, del sapere. Passo la parola al decano, al nostro decano Franco Ortolani. Grazie, ringrazio la CGEA per questo importantissimo e stimolante volume che ha elaborato, al quale dovevo partecipare prima, poi capitò la vicenda elettorale e quindi non ho partecipato. E la presenza del Ministro, che è sempre a noi molto vicino. Raccogliendo le sollecitazioni del Professore Quarto, io direi, con l'aiuto magari anche della SIGEA, di trarre da questo volume una sintesi, 4-5 pagine, per vedere cosa vogliono significare questi contributi, da portare all'attenzione del Ministro come suggerimenti, come trasposizione magari in atti concreti, per non sottoporre il Ministro alla lettura di 200 pagine, insomma, no. 330 pagine. Abbiamo la fortuna di avere 4 senatori geologi, quindi con l'aiuto sempre della SIGEA faremo questo per piccolo busco. Anche a me piace viaggiare nel tempo. E un suggerimento, io vorrei viaggiare nel tempo di fra qualche anno e rilancio subito l'impegno della SIGEA prendendo spunto da un articolo a pagina 217 che dice evidenze geomorfologiche di tsunami in Italia meridionale. Ora perché? Perché lo tsunami è un problema che non è molto sentito, molto conosciuto nell'ambito della ricerca, vi sono ricerche bellissime fatte dai nostri specialisti, che però rimane relegato all'ambito della ricerca. Qualche anno fa feci un piccolo elaborato, cercai di vedere gli effetti dello tsunami del 1908 nell'ambiente antropizzato attuale, prendendo una carta topografica recente a scala 1:5000, iniziai e lasciai perdere. Cioè, voglio dire, non accade molto spesso uno tsunami in Italia, per cui sembra che non esista il problema. Ora, se no, noi vediamo l'antropizzazione, lo sviluppo di grandi infrastrutture lungo le fasce costiere, anche laddove storicamente, ad esempio, la zona dello stretto di Messina, vi sono stati circa 23 maremoti, nell'ambito degli ultimi 2000 anni. Alcuni di questi 18 si sono verificati in quello che per noi oggi è il periodo estivo. Secoli fa non è che ci andava molta gente a mare. Abbiamo quindi una serie di problemi che sono non presi in considerazione. Per cui noi abbiamo ad esempio il grande maremoto del 2004 che provocò oltre 200.000 vittime. Però ricordiamo che tra terremoto e maremoto nel 1908 andiamo oltre 100.000 persone e non c'era l'urbanizzazione che c'è oggi
in quella zona, una fascia così era colpita dal maremoto. Quindi la mia sollecitazione è questa, una volta tanto, per non fare come in Irpinia che si fece la legge della classificazione sismica giustamente dopo, perché prima non era dichiarata sismica, allora cominciamo a vedere di fare prima qualche intervento che regolamenti la fascia costiera in relazione a questi problemi. Abbiamo, ripeto, grandi studi fatti, se noi chiamiamo i vari studi, i colleghi CNR, NGV eccetera eccetera che hanno fatto i studi, abbiamo una conoscenza incredibile. Si tratta di vedere da questa conoscenza che noi possiamo chiamare in audizione, cogliere gli elementi, servizi geologici, cogliere per rilanciare con interventi, in maniera tale che se riusciamo a fare una proposta di prima che esista, che arrivi il maremoto. E questo è un impegno, quindi una traduzione semplice del contenuto scientifico che c'è, è una proposta per andare avanti con rilanciando con la considerazione del rischio maremoto. Mi complimento di nuovo con la SIGEA, con tutti i colleghi scienziati che hanno dato contributo, con tutti i rappresentanti delle istituzioni con i quali noi speriamo di stringere i rapporti per andare avanti in questi anni. Speriamo che se ne rimangano altri 4-5. Comunque direi, se il libro sul maremoto lo facciamo per maggio, cioè perché maggio? Perché poi sono le elezioni europee, non vorrei che ci fosse un po' di turbolenza, quindi se riusciamo a farlo. Vi ringrazio e vi saluto. Mi fanno segno che il tempo è scaduto, per cui vi saluto, vi ringrazio gli artefici di questo bel volume e tutti i convenuti, e arrivederci alla prossima occasione. Un saluto particolare al Ministro, ovviamente, che oltre che averci onorato con la sua presenza ci rincuora, ancora più importante.